Allora, continua la lotta della Lega Nord contro tutte le mafie, c'è un disegno di legge in Senato, che cosa propone? Noi abbiamo ritenuto che probabilmente anche questo testo poteva essere migliorato, potevano esserci previsti comunque degli incisi che a nostro avviso potevano essere anche più efficaci e rendere la fattispecie di reato un'utile arma contro questo fenomeno gravissimo e che dobbiamo sempre ricordare, un fenomeno delle associazioni mafiose che invece di essere purtroppo un retaggio magari di un periodo storico è ancora un'attualità. È ancora più grave perché si parla ancora della mafia e nel suo rapporto proprio con un organo come quello politico, che invece dovrebbe essere del tutto esente da ogni tipo di sospetto di legame con fattispecie di tipo criminoso. Quindi noi della Lega Nord, anche se avevamo sollecitato una modifica su alcuni termini, ci siamo determinati poi alla fine a votare favorevolmente a questo testo. Ma perché? Perché si sta parlando comunque di un reato di mafia, che prevede o un aggravamento della pena nell'ipotesi di voto di scambio di tipo mafioso, e noi non potevamo di certo esimerci dal votare favorevolmente questo provvedimento. Ricordiamo anche che il nostro ministro Maroni è stato un grande ministro e che ha perseguito con grande efficacia la lotta contro la criminalità organizzata. I successi che ha avuto lui, infatti, ne danno veramente il plauso e abbiamo avuto ampio riconoscimento non solo in Italia ma anche all'estero, e noi della Lega Nord continuiamo su questa strada. Una grande lotta contro la mafia e anche una grande lotta affinché proprio l'attività politica sia del tutto esente da dubbi in tal merito. La politica, purtroppo, anche le personalità politiche si deve ricordare, insomma, che c'è un momento dove c'è un certo disamore verso i politici, e invece dobbiamo sempre aumentare proprio la dignità del lavoro che fanno i politici, perché hanno nelle loro mani le sorti anche di questa nostra Italia, di questo nostro territorio.